fare un annuncio. Cioè, beh, oggi non piove, quindi non siamo andati ai centri commerciali. Cascano solo foglie. Sì. E siamo nella bellissima Verona. E oggi c'era un'iniziativa. Prego, racconta questa iniziativa. Io faccio un'intervista. Come è stata l'iniziativa? Bella. C'è stato il succio a cavallo. No, praticamente c'era, siamo arrivati oggi al giorno libero, siamo arrivati a Verona, abbiamo scelto questa location perché piovono foglie e niente, c'è stato la cosa a cavallo, un'associazione, penso che c'era la fiera a cavallo come diceva Carmela, e portavano i cavalli in giro, facevano fare questo giro di Verona, e molto bello, molto simpatico. La cosa che ci ha più colpito è stata che in Piazza Bra, dove c'è l'arena per capirci, che c'è stato Carmelo? Praticamente hanno recintato e recintando c'era tanta popò di cavallo, però vabbè, come ho detto, vabbè, puliranno. A un certo punto l'abbiamo visto in centro, vicino Piazza dei Signori, e là ho detto questi qua faranno tanta popò. La cosa bella è stata che, cos'è stata la cosa bella? Che dopo dietro questi questi cavalli c'erano lo spazzino che portava i cosi, la pala per spalare, e dietro lo spazzino in fila, a fine fila, c'era la macchinetta, quella con le spazzole che girano, che puliva, proprio efficiente. Però io mi devo lamentare di una cosa, che sono proprio veramente maleducate, perché se stai vedendo che io sto facendo una foto, già la strada è stretta, io sto facendo una foto, un video, un qualcosa col telefono, tu ti metti proprio davanti al telefono, cioè un po' di cervello. Comunque per il resto va bene, dai, è stata molto bella questa giornata, solo questo lato negativo, ma purtroppo penso che sia un'esperienza comune. Quando devi fare una foto, tac, c'è quello lì che ti rovina. C'è Paolini, esatto. E niente, voi non so se state vedendo tutte le foglie che stanno arrivando a terra. Però porca miseria, ci sono tante foglie, facci vedere. Praticamente è un bombardamento generale di tutte queste foto. Faccio vedere la piscina dietro, non so, faccio vedere. Eccola là. Bene. La piscina. Mm-hmm. Vogliamo parlare di questa piscina. Sì. Carmela mi fa a un certo punto. Anzi, mi fa. Guarda, ti faccio dare una cosa che sono venuta tanti anni fa. Vabbè. La piscina. Sì. Quella. Perché voi la vedete profonda, ma in realtà non è profonda. Sì, è abbastanza la soterra. Sì, no, è la soterra praticamente, cioè saranno 5 mm di acqua, niente di che. Però anche lì l'inciviltà delle persone ha fatto sì che, non dico un'attrazione, però una cosa caratteristica come quella fosse rovinata. Però purtroppo il mondo è bello perché è vario. Chi lo sa? Ecco. Stanno prendendo le foglie. Guarda, stanno levigando foglie. Si bombardano. Aiuto. Perché c'è un bel vento da dietro, sì. Che va proprio la cervicale. No, infatti se vedete c'è la sciarpa perché... Una foto così con le foglie? Niente, però quando ci facciamo le foto, devo fare le foto. Smettono di cadere. One second. Eccoci qua, cari amici. Eccoci qua. Adesso vi raccontiamo. Anzi, inizia Carmela, che devo fare un attimo manovra, che qua lo spazio di manovra è stretto.
praticamente. Non incuriamo la macchina. No, come prima, già è successo. Adesso vi raccontiamo, adesso vi raccontiamo. Praticamente prima, venendo verso la macchina, una signora che stava parcheggiando era un po' in discesa e ha tamponato leggermente l'altra macchina e fatalità, dentro c'era anche la persona. Però penso che abbiano risolto civilmente, senza... non era bello come una ruota. No, no, aspettate. Fermi tu. Poi ci fanno i cosi delle... adesso ve lo facciamo vedere, avete visto? Sta passando anche un elicottero. Cioè, ragazzi, quello ci è passato mentre stavamo facendo il vlog. Una roba assurda, però. È andato via. Ora lo andiamo a raggiungere. Eccoci di nuovo qua. Ma tu mi fai sempre quando mi guardo allo specchio. Che vi volevamo dire? Allora sì, mentre vedete, vi ho fatto vedere tante cose, però alla fine... alla fine del concreto, negli ultimi 15 minuti sono successe tutte queste cose. Sì, cosa è successo? Ve lo racconta Carmela. No, siamo fermi a seguire. Allora, no, adesso è verde. Guarda che verde. Allora, praticamente, vabbè, quello del tamponamento ve l'ho già raccontato. No. No. Stavamo raccontando il tamponamento. Ah, ok. Allora, praticamente c'era questa signora che stava parcheggiando in discesa e davanti a lei c'era un'altra macchina. Probabilmente non ha tirato bene il freno o non ha calcolato bene cambi automatici. La distanza è andata a finire contro il paraurti dell'altra macchina, proprio leggermente, cioè l'altra macchina non si sarà fatta sicuramente niente. Hanno fatto così, esatto. E niente, questo è stato, io spero che l'abbiano risolto civilmente, perché dentro la macchina diciamo... erano colpita. Due donne, quindi. Esatto. A meno che non si tirino i capelli, mamma mia. Poi. Quando siamo arrivati, vi abbiamo fatto vedere il bigliettino. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato il bigliettino con scritto 030, perché la 334 non funzionava, come vi dicevamo prima. E praticamente ci hanno graziato, non ci hanno fatto la multa. Sì, perché un'altra macchina aveva la multa. Di fianco, due macchine prima c'era la multa. Aveva, ho visto, ho controllato, aveva il bigliettino. Verde. Aveva il tagliandino del parcheggio, quindi il parcheggio l'aveva pagato. Ma probabilmente sarà scaduto. Sarà scaduto, esatto. Noi siamo arrivati 10. Io arrivo sempre 5-10 minuti prima, per non avere problemi. E poi mentre stavamo facendo manovra abbiamo visto il trapezista. Sì. Sto qua col monociclo, ragazzi, col monociclo, porca miseria. Molto bravo. No, il trapezista, vabbè, quello col monociclo. Sì. Il monociclista. Davvero bravo. Questo per concludere la nostra giornata. I bandieristi dell'Avis, là, di Mon qualcosa. Esatto, Monte qualcosa. Non ricordo. I cavalli. Sì. Questa mattina è stata una bella mattinata, dai. Bella di mattina. Solito quando andiamo di sera a Verona, a parte nel periodo natalizio che ci sono i banchetti. Mercatini, e quest'anno, ragazzi, faremo tante bevute di vin brulè, quindi potremmo fare dei vlog alcolici. Tu bevi o mangio? Non mi accompagna più, vi giuro. Io ormai devo fare tutto da solo, in amicizia con i colleghi, con gli amici, non perché sennò... Allora, se si tratta di mangiare, io sono la prima. Si tratta di bere un vin brulè, qualcosa. No, non mi piace, l'ho assaggiato, ma non mi piace. Vorrò pure peccato, ma non mi piace. E quindi niente. Comunque stavo dicendo, di solito la sera Verona è molto morta, tra virgolette, a parte magari in piazza dei Signori, dove ci sono baretti e dove si ritrovano i ragazzi. Allora lì sì, c'è un po' più di movimento, però come iniziative alle 7:30 finisce tutto. Però dai, ne abbiamo approfittato del fatto che lui oggi non lavorasse e abbiamo visto Verona di giorno. Sì, che di solito facciamo i vlog la sera, sì. O andiamo nei giorni liberi da qualche altra parte. Però oggi abbiamo detto, ma sì, dai, andiamo a fare un... questo che vuole fare. Non lo so nemmeno lui. Andiamo a fare un vlog... mattutino. Ma capisce dove deve mettersi? No, non lo so. Vabbè, l'automobilista un po'...
Ora vi salutiamo che siamo in coda e ci becchiamo dopo. Ciao belli. Ciao.